Salve a tutti amici e benvenuti ancora una volta in casa di Dario. Benissimo, oggi per cucinare insieme delle melanzane ripiene. Allora, per questa ricetta sto utilizzando una bella melanzana e sono circa 600 grammi che ho tagliato a fettine, messe qui a scolare con un pochino di sale e le fettine le ho tagliate tipo sandwich. Abbiamo qui un pomodoro tagliato a fettine con un pochino di origano e olio, alcune fette di mozzarella di bufala, 100 grammi, una trentina di grammi di parmigiano, 4 uova sbattute, sale, pepe, origano e l'olio per friggere. Allora, procediamo. Prima di tutto prendiamo una melanzana, ci mettiamo una fettina di pomodoro al centro, la mozzarella di bufala, un pochino di sale e origano, una cinquantina di pepe. A questo punto la chiudo e la passo nell'uovo. La passiamo nella farina, la mettiamo da parte e prendiamo un'altra, ancora pomodoro e in questo caso voglio mettere un po' di parmigiano, un altro pezzetto di pomodoro e un pochino di pepe. La chiudo, la passo qui nell'uovo battuto e via nella farina e così via. Ok, a questo punto ripassiamo nell'uovo e impaniamo qui nel pan grattato. Ecco qua l'ultima. Allora, premiamole bene in modo che il pan grattato aderisca perfettamente. Facciamo scaldare un attimino l'olio e poi le tuffiamo dentro. Eccoci pronti! Allora, scopriamo e adesso le adagiamo piano piano qui. Copriamo con Magic Cooker e facciamo partire 2 minuti di tempo. 2 minuti passati, abbassiamo la fiamma, aspettiamo un attimo. Controlliamo e adesso possiamo anche girarle. Copriamo ancora con Magic Cooker, alziamo un pochino la fiamma e proseguiamo per gli ultimi 2 minuti. Gli ultimi 2 minuti sono passati, spengo la fiamma, aspetto un attimino che sentite sta friggendo. Nel frattempo stavo preparando il piatto. Guardate che belle. Scopro. Levo anche queste qui. Ricopriamo così evitiamo odori in cucina. Questi aspetto che si freddano. E comunque ecco qui pronta la mia idea in cucina di oggi, di queste melanzane ripiene fritte con il metodo di cottura Magic Cooker, quindi senza odori in cucina. Grazie a tutti per avermi seguito, ci vediamo alla prossima ricetta. Non mancate! Ciao!